L2 si presenta a Salone del Mobile 2017 con una veste totalmente nuova, soprattutto dal punto di vista di materiali, colori. La nostra azienda viene da una storia sicuramente classica, negli anni poi ha avuto uno sviluppo notevole fino ad arrivare sicuramente a uno stile che non possiamo definire certamente moderno, ma nemmeno prettamente classico. La collezione Aquila nasce dalla collaborazione tra L2 e l'architetto Walid Fleyan, un architetto libanese col quale ormai collaboriamo da circa 10 anni. Sicuramente il gusto e il background dell'architetto Fleyan sono molto lontani da noi. Il risultato finale è sicuramente un prodotto molto interessante, che esprime senz'altro la provenienza da un background diverso, ma sfrutta a pieno quella che è la conoscenza della tradizione, della tecnologia, dei materiali che in ogni nostro prodotto devono assolutamente essere presenti. Quest'anno ci siamo dedicati principalmente alla zona giorno, quindi una nuova strada pranzo con delle nuove sedute, con delle nuove poltrone e nuovi appunto divani componibili. Il tutto presentato in una scatola molto moderna ma anche allo stesso tempo classica. Infatti la scatola espositiva è composta da pareti in marmo che sicuramente provengono più dal mondo del design rispetto al nostro mondo classico, abbinata però anche a una boiserie molto più tradizionale. Il 2017 segna un ritorno di collaborativo tra L2 e Andrei Vega. Quest'anno assieme ad Andrei abbiamo appunto presentato e sviluppato una linea dedicata alla zona notte, quindi un nuovo letto con ovviamente tutti gli accessori del caso, quindi comodini, comò e vari accessori che nascono comunque dall'idea e dal modello 400, che era appunto la presenza dell'ottone lavorato artigianalmente. Nella zona notte 2017 abbiamo un abbinamento tra ottone che dialoga in questo caso con il tessile, quindi più consono a quello che è la zona notte, e anche qui il risultato è sicuramente qualcosa di molto molto particolare. Infatti allo stesso tempo abbiamo comunque messo la nostra esperienza dal punto di vista tecnologico per realizzare l'idea, diciamo che all'inizio era un pochino difficile dal punto di vista tecnico, ma il risultato è sicuramente stato qualcosa di molto interessante e ha riscontrato notevole successo, devo dire, nella nostra clientela.